risultati sono sicuramente l'aumento della mortalità per tumore su tutto l'ambito, su tutto il perimetro cittadino, e questo picco particolare di aumento di tumore nella decima municipalità per quel che riguarda il mesotelioma pleurico, ma anche il tumore della vescica. Quindi questo studio consente appunto di verificare come cambia e come varia l'incidenza e anche la prevalenza, ma anche la mortalità per tumore municipalità per municipalità. Sono stati presentati oggi i dati definitivi dell'osservatorio oncologico promosso dal Comune di Napoli un anno fa, ai quali ha lavorato l'Associazione Napoletana Giovani Ricercatori, che ha analizzato la mortalità oncologica nelle 10 municipalità incrociando i dati del Servizio Statistica del Comune, dell'ASL Napoli 1 e della Banca Dati dei Medici di Medicina Generale. Un'occasione anche per riflettere in senso più ampio sul nesso fra salute ed ambiente. C'è un rapporto di causa-effetto tra condizioni ambientali e malattie tumorali, in particolare con il tumore al polmone. Questo è un tema che ci interroga molto su quali devono essere le condizioni che noi dobbiamo realizzare nelle nostre città, in particolare nella città di Napoli, per poter eliminare in qualche modo l'incidenza delle polveri sottili. Nella nostra città ci sono aree su cui è insistito un inquinamento considerevole. Io in questa settimana, credo tra giovedì e venerdì, firmerò un'ordinanza sindacale che prende spunto anche da cose che abbiamo fatto noi in questi due anni proprio su Bagnoli, con riferimento al principio chi inquina paga. Però io chiedo, approfittando di questo osservatorio, a chi ha le risorse, cioè in particolare il governo e la regione, cioè di impegnare finalmente risorse significative per andare poi a intervenire in modo concreto laddove noi sappiamo ci sono situazioni effettivamente di rischio ambientale.